Ciao, io sono Lara e ti do il benvenuto e bentornato sul mio canale. Oggi ti parlerò di un argomento che ho già trattato in un video precedente, ossia un po' delle serie che ho interrotto. Buona visione! Nel video precedente a questo, sullo stesso argomento, ti ho parlato di un paio di serie di libri e di un paio di serie a fumetti che ho interrotto, spiegandoti perché io avessi interrotto quelle specifiche serie. Oggi invece ti parlerò genericamente di che cosa mi porti a interrompere una serie, sia che si tratti di una serie di libri, sia che si tratti di una serie di fumetti. Molto spesso con un paio di accorgimenti è una cosa che si potrebbe applicare anche alle serie televisive. Oggi ti parlerò, dicevo, genericamente di questo argomento. Se vuoi conoscere un paio delle serie che io ho interrotto, alcune di quelle che ricordo distintamente di aver interrotto sono inserite in una mensola su Goodreads, tale Breaking the Habit, che è una canzone che a me piace molto dei Linkin Park e che risulta essere un buon modo per definire, ecco, una serie che viene interrotta. Dunque, i motivi, ripeto, sono diversi e tanti, perlomeno per me. Fammi sapere ovviamente quali sono i tuoi, se ti è mai capitato di interrompere una serie e perché. Io ti posso dire questo. Il primo, uno dei più banali, potrebbe essere il motivo economico. Ci sono alcune serie, in particolare di fumetti, che hanno dei prezzi di copertina anche abbastanza elevati. Se mi capita di leggerle in biblioteca, ecco, dove magari non mi importa particolarmente del prezzo di copertina o cose del genere, posso anche pensare di andare avanti. Voglio dire, se una cosa costa, dico un esempio a caso, 15 euro di prezzo di copertina, è più facile che se il secondo volume non mi convince particolarmente io non vada avanti, no? Ti faccio un esempio. In generale, col fatto che io leggo molto in biblioteca, che mi prestano diversi fumetti i miei amici, eccetera, è difficile che questo sia il motivo principale. Lo è ovviamente quando sono io invece ad acquistarli. Il secondo motivo potrebbe essere banalmente la noia. Se una serie mi annoia, io non vado avanti, punto. Se una serie non mi coinvolge, ma non deve necessariamente, voglio dire, essere qualcosa che sia un capolavoro o che mi cambi la vita o cose del genere, deve essere qualcosa che in qualche modo mi faccia piacere leggere di numero in numero. Mi sembra anche abbastanza intuitivo. Se questo a un certo momento non sussiste, io interrompo la serie. Una terza ipotesi possibile, nell'altro video per esempio te ne ho parlato abbastanza spesso, potrebbe essere una cadenza particolarmente dilatata nel tempo. Dunque, faccio un esempio, il numero 1 esce a gennaio, il numero 2 esce a luglio e via di seguito. Se ci sono 6 mesi o cose del genere fra un numero e l'altro, a meno che non ne valga particolarmente la pena, a meno che non sia una serie a cui sono già affezionata, difficilmente rimango ancorata a quella storia. Proprio perché mi fa piacere in qualche modo che una storia mi faccia compagnia, no? Per cui se mi lascia da sola, ecco, per così tanto tempo, magari è più facile che io la accantoni. Ti faccio un esempio: l'altro giorno è successa una cosa che non pensavo sarebbe mai successa nella mia vita. Ho venduto la mia collezione di Berserk Collection. Io non li avevo tutti, me ne mancavano 5, ma più o meno li avevo tutti, voglio dire. E ti devo dire questo, Berserk è stato uno dei miei manga preferiti per un sacco di tempo. È disegnato magistralmente, ti coinvolge comunque perché la vita travagliata di Gatsu, il suo protagonista, in qualche modo ti rende partecipe, no? Ci sono tutta una serie di altri protagonisti. Griffith inizialmente era un personaggio che mi piaceva tantissimo. Quindi è una serie, ti dico davvero, è stata una delle mie preferite. A un certo momento, però, quando mi sono accorta che mi prendeva un'intera mensola, un fumetto, che intanto era in un'edizione abbastanza brutta, anche questo per me è importante. Se il prezzo di copertina è 5 euro, 6 euro, eccetera, deve anche valerli in qualche modo dal punto di vista concreto. Quell'edizione lì è di una carta discutibile. Col fatto che li avevo da tanti anni e che sono usciti da tanti anni, cominciavano comunque un attimino a rovinarsi. Le tavole erano ribaltate, non so se ti ricordi, ma in diversi anni fa i manga, con tutto ciò che veniva dal Giappone, insomma, veniva specchiato in qualche modo, in modo che l'occidentale potesse ritrovarsi meglio nel fluire della vignetta, eccetera, eccetera. Cosa che poteva anche avere un senso per abituarsi, no? A un certo momento però è diventata un pochino obsoleta, è diventata, come dire, superata, usa la parola che vuoi. In ogni modo, ripeto, Berserk risultava ribaltato, tranne nella Maximum, se non mi ricordo male, che è quella grande, dove appunto le tavole sono riproposte in originale. Ok, quindi e tutte queste cose qua mi hanno portato a dirmi: ma perché io sto tenendo una mensola di una cosa che non esce letteralmente mai, perché più o meno Miura pubblica un capitolo all'anno, una cosa del genere, e per cosa? Perché lo sto facendo? E quindi li dati via. Io in realtà, se ti dovessi dire, spero un giorno che Planet Manga o chi per loro proponga un'edizione più bella di Berserk e che quindi io lo possa riacquistare. Però ti dico, stiamo parlando di una serie che è stata sulle mensole di camera mia letteralmente per più di una decina di anni. Quindi a volte ti dico, io faccio anche delle cosiddette scelte, no? Quindi è ovvio che
Quando ti dico che io interrompo una serie, in alcuni casi, come nel caso di Berserk, può essere una scelta ponderata, una scelta a cui arrivo dopo tanto tempo, a cui arrivo quasi per esasperazione, letteralmente. Tra l'altro, col fatto che diversi, quasi tutti i miei amici leggono Berserk, se ne uscisse un numero potrei leggerlo da loro, no? Quindi non è che io abbia fatto una scelta della serie e non leggerò mai più Berserk. Però ho deciso di non avere più quella mensola dedicata a quel determinato fumetto. In altri casi sono scelte che non faccio neanche particolarmente ponderate, voglio dire, leggo un numero, mi fa schifo, non leggerò mai il secondo, a meno che proprio non ci sia qualcuno che mi dica di andare avanti o qualcuno che vuole la mia espressa opinione su quel fumetto, ma è difficile. Nel caso dei libri ci sono un paio di eccezioni, nel senso, io leggo anche in inglese, però se una serie continua ad andare avanti da una lingua all'altra nella mia lettura, è una cosa che un po' mi pesa. Voglio dire, o leggo tutta una serie in inglese o la leggo tutta in italiano. Quando alcune serie, e avevo fatto un video su questo tempo fa, vengono interrotte dalla casa editrice italiana e io mi ritrovo a continuarle in inglese, spesso questo mi dà fastidio al punto da farmi interrompere quella serie. Altra cosa, perché io leggo così tanto in digitale o in biblioteca quando si tratta di libri? Perché essendo io un pochino, te lo dico proprio, un po' maniacale in certe cose, se l'edizione cambia 3-4 volte durante un'unica serie, a me non piace. Vi faccio un esempio ovviamente del cavolo e ti dico anche che sono arrivata anche col fatto che, ripeto, ho tante serie in casa a superare certe cose. Se una serie mi piace tanto, e ti dico la verità, me ne strafrego della copertina, della costa, dell'edizione anche a volte. Proprio perché, ripeto, se è una storia io mi appassiono, sono felice di leggerla, appunto. Però, per esempio, se parliamo, non lo so, di serie televisive, ok? Dove la confezione non esiste o non è importante, perché col fatto che adesso c'è Netflix e tutto, è difficile che io compri ancora i cofanetti dei DVD come una volta, beh, allora è molto più importante il contenuto ed è quel momento in cui mi accorgo davvero cosa seguo per il suo contenuto e cosa invece non ne vale la pena per me. Avrei notato, fra l'altro, che ho un'altra mensola di questo genere che si chiama The Party Is Over, tra l'altro da una canzone di Lacrimosa, di nuovo, che a me piace molto, sono quasi tutte canzoni le mensole che ho su Goodreads, e beh, quelli sono i libri che non sono riuscita a concludere, o i volumi a fumetti che non sono riuscita a concludere. Da qualche anno a questa parte, ti ho già detto, sono molto contenta di essere riuscita a fare questo. Se un volume mi esaspera, non mi piace, non mi prende, non lo concludo. Molto semplicemente. Nel mio caso questo è il modo e il metodo con cui io sono arrivata ad avere, come dire, un rapporto più sano forse col modo che ho di leggere. Su, avrai notato che io leggo un po', ma non è detto che io legga tutto, anche se non mi piace, se mi fa rivoltare lo stomaco, se ideologicamente non lo sopporto, perché poi ci sono anche questi discorsi da fare. Perché voglio dire, un conto è se devo studiare un filosofo con cui non sono d'accordo, voglio dire, anzi mi piace anche avere un rapporto dialettico, picchiarmici contro, no? Non so se rendo l'idea. Ma se invece devo leggere qualcosa che è un fumetto magari che leggo per il mio puro piacere, per la mia pura distrazione, per il mio puro intrattenimento e mi fa imbestialire, voglio dire, mi fa vedere i sorci verdi, difficilmente andrò avanti. Perché se contiene veramente delle cose aberranti per la mia sensibilità, non vado avanti. Punto. Questo è quanto. Non volevo parlarti più di tanto di questo argomento, volevo sapere se ti va, io ti parlerò ancora di un po' delle serie che ho interrotto. Se ti farà piacere, se ti interesserà, andrò avanti con questa rubrica. Ovviamente io sono stata qui a parlare perché mi interessa molto anche il tuo parere, sapere un po' come gestisci queste cose. Quindi fammi sapere un po' cosa ne pensi. Nel frattempo ti segnalo questo. Io ho un serio problema con la connessione internet in questo momento. Non che non riesca a caricare video o cose del genere, però salta spesso la connessione. Questo nel caso dei video su YouTube me lo mette in pausa e poi riprende a caricarlo, ma nel caso degli Hangout per me è un problema serio. Quindi non potrò fare nel breve termine, quindi tipo maggio-giugno o così, gli Hangout di Castelli di Carta in Poltrona, quindi io e te che parliamo dei libri che abbiamo letto, dei fumetti che abbiamo letto. Ti andrebbe spostarci su Goodreads, quindi andare un po' indietro nel tempo e trattarci un po' di nuovo come una specie di forum, quindi scegliamo il libro da leggere quel mese si discute di quello, ovviamente anche del fumetto, delle solite cose. Ti andrebbe, ti farebbe piacere? Lascio qua il sondaggio relativo, così tu puoi farmi sapere cosa ne pensi a riguardo. Detto questo, io ovviamente per il momento ti saluto, torno alle mie faccende e detto questo ci vediamo alla prossima puntata, chiamiamola così.